Concludiamo questa due giorni Home Together parlando del gruppo Moneti. Allora, complimenti per quest'ultimo intervento di chiusura per spiegare esattamente del gruppo Moneti. Vogliamo dire che è una novità all'interno del gruppo Gabetti e che cosa rappresenta e può rappresentare per il gruppo? Moneti rappresenta per il gruppo un ritorno alle origini, poiché abbiamo ricreato un asset non solo strategico ma fondamentale per il gruppo Gabetti, che è quello del finance, l'approvvigionamento ovviamente non solo di mutui ma di tutti gli apparati finanziari, che non sono un di cui per le nostre strutture immobiliari, sono un supporto fondamentale che oltretutto permettono di migliorare in termini economici le performance dell'intera azienda e permettono ai nostri affiliati di fidelizzare i propri clienti. Quali sono gli istituti con cui collaborate come Moneti che vi seguono in questo inizio di processo di crescita? Ma siamo appena partiti, perché la società è stata costituita a dicembre del 2016, ma godiamo di ottimi supporti da parte delle banche. In questi due giorni sono stati qui con noi BNL, CheBanca e altri istituti ci stanno supportando. Io personalmente mi occupo della parte della medaglia Moneti Captive, cioè sono il consigliere delegato del gruppo di Trirè, gruppo Gabetti, e quindi mi occupo della parte, voglio dire, legata alle performance sulla rete, e quindi sicuramente i colleghi di Moneti saranno più precisi nel dare, voglio dire, nomi e numeri relativamente a quello che è il supporto da parte delle banche. Però già qui noi abbiamo notato una presenza importante delle principali banche. Ecco, siete riusciti a far percepire alla rete l'importanza di sviluppare questo settore, qual è la potenzialità di crescita all'interno di ogni agenzia immobiliare, anche per il settore finanziario, che magari è esplorato solo in parte? Ma la crescita di questo settore non è per noi una previsione, ma è uno scenario, come abbiamo detto ieri. Uno scenario perché i margini di crescita sono evidenti. Basterebbe semplicemente gestire quanto abbiamo disperso negli ultimi anni per raggiungere numeri incredibili. Lavorando solo sul 15% della nostra rete avremo la possibilità di raggiungere un erogato molto 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 importante, ed è quello che stiamo facendo. Ecco, un giudizio finale, visto che si sta chiudendo questa convention, questi due giorni molto importanti, un passo avanti rispetto a quella di 3 anni fa a Rimini nella crescita del gruppo. Siete soddisfatti di quanto è stato fatto in questi due giorni? Muovere 2.800 persone da tutta Italia sicuramente non può che renderci soddisfatti, ma il nostro obiettivo è migliorarci, siamo qui anche per questo. Noi viviamo questo evento come non un punto d'arrivo, ma un momento di come ennesima svolta, quindi quando le luci si spegneranno il nostro obiettivo è quello poi in ogni dove di opportare quello che in questi due giorni abbiamo detto, e quindi home together, migliorarci sempre.